Siamo negli anni 90. La lira fa parte ormai da 10 anni all'interno del sistema monetario europeo. Lo SME è un accordo monetario nato con lo scopo di mantenere la parità dei cambi delle valute dei vari paesi membri. In questi accordi europei di cambio, le valute possono fluttuare come valore tra di loro all'interno di un range. E quindi sono anni molto complessi perché non è facile mantenere questo equilibrio. Paesi come l'Italia, ad esempio, presentano un quadro economico piuttosto fragile. Il debito in quegli anni inizia a crescere vertiginosamente. Il deficit cavalca. E il paese fatica a trovare la propria dimensione all'interno del quadro europeo. La lira viene spesso svalutata dallo Stato italiano, il che ha dei benefici a brevissimo termine, in quanto il paese è principalmente esportatore e riceve quindi valuta estera. Ma svalutare è molto pericoloso per la produttività del paese a lungo termine. In questo caso, per svalutare la lira, è la Banca d'Italia, l'ente predisposto, che aumenta la quantità di moneta in circolazione.